Ciao, benvenuto nel video di oggi. Siamo sul metodo Easy Slap, un metodo per bassisti per imparare la tecnica dello slap. Allora, qua siamo sull'esercizio 35. Stavamo lavorando sugli incastri dei vari tipi di ghost e qua li andiamo a mettere tutti e tre. Cioè il suono ghost fatto con la mano sinistra in hammer, quindi con l'H sotto. Poi abbiamo il thumb fatto su una corda grave con il pollice e poi abbiamo quello strappato fatto in pluck solitamente sulla corda di sol oppure eventualmente non in questo esercizio sulla corda anche di re o sulle altre corde, non è un problema quello. Allora, qui abbiamo questi quattro sedicesimi iniziali che sono il trucchetto che avevamo già visto in un altro esercizio prima in cui suonavamo il mi a vuoto. Primo sedicesimo, 1, 2, 3, 4. Quindi andiamo a suonare questi quattro sedicesimi tutti in fila. Praticamente la mano fa solo due movimenti in giù. Perché suoniamo il mi reale, in hammer mentre ricarichiamo la mano destra facciamo la ghost con la sinistra come abbiamo già visto in un altro video, poi torniamo giù col pollice, terzo sedicesimo, e poi ritornando su andiamo a strappare in ghost la corda di sol. Mi raccomando, cerca di fare tutto questo in un unico movimento. Quindi quando vai a fare il terzo sedicesimo con il thumb, l'indice vallo già a mettere sotto la corda di sol. Così quando sali che ricarichi il pollice ti tiri via l'indice e vai a fare questa nota in pluck. Dopo aver fatto questi primi quattro sedicesimi passiamo agli ottavi. Qui dobbiamo fare il fa diesis e il sol con le dita 1 e 2 come indicato in partitura. Qui il difficile è andare a farlo sulla corda di re in thumb, perché il thumb man mano che scendiamo giù è più difficile sulla corda di re, essendo più sottile la corda è più difficile farlo. Tra l'altro io lo suono sempre staccato, perché come sarebbe scritto sarebbe... A me piace spesso, dove si riesce a interpretarlo, sempre molto staccato per dare questo tiro funk, per dare più tiro ai pezzi. Quindi noi abbiamo 1, 2, 3, 4, ottavo, ottavo, fa diesis, sol. Abbiamo un 1 di pausa dove spostiamo la mano e andiamo a prendere, imbattere questo mi con il pluck. Però come vedi c'è una acciaccatura prima che parte dal re col dito 1. Praticamente quando scocca il battere noi dobbiamo arrivare sul mi. Questa nota qua arriva proprio appena prima. Dobbiamo usarla come acciaccatura per arrivare giusti in battere. Poi dopo quando lo facciamo con la batteria lo sentirai bene. Seconda battuta, uguale alla prima all'inizio. 1, 2, 3, 4. Qua nel thumb, negli ottavi, anziché fare sol fa diesis sol, che avevamo prima, andiamo a fare fa diesis mi. Qua la difficoltà sta nel, col thumb, andare a suonare due corde diverse. Fa diesis in corda di re e il mi in corda di la. Sempre staccate. Cerca di curare sempre il secondo sedicesimo. Adesso nell'esempio di prima l'ho fatto, non si è sentito benissimo. Questo qua è il suono più difficile da ottenere, come avevamo già visto anche nei video poco precedenti. Dopo gli ultimi due quarti, attenzione alla lettura ritmica, abbiamo due note fatte in pluck, quindi strappate, sono due re, sono da prendere in levare di sedicesimo. Tu prendi il la terza pulsazione della seconda battuta, a pausa di sedicesimo, la trovi qua, è scritta, pausa di sedicesimo, il primo. Suoniamo un sedicesimo in pluck qua, pausa di sedicesimo, un sedicesimo in pluck che va poi a riflettersi con la legatura, va a rimanere lunga anche per il quarto quarto.
Quindi questo suono deve arrivare poco prima del suono del rullante che è messo sulla quarta pulsazione. Andiamo a provare tutto con una batteria lenta, così possiamo provarlo insieme. 2, 3 e 4. 1. Benissimo, anche questo video è andato alla fine. Chiaramente il solito consiglio è quello di partire molto lento, curare tutti i suoni, curare bene la posizione della mano, poi meccanizzare il gesto, portarlo su di velocità e mantenere, cercare di mantenere il più possibile la pulizia. Attenzione sempre alla lettura ritmica e soprattutto divertiti. Lascia un bel like, iscriviti al canale e se ti piacciono i miei video, condividi il mio lavoro perché per me è importante. Ciao!